ore di interrogatorio davanti al PM. Letizia Ruggeri ha risposto a tutte le domande, interrogatorio secretato, però quello che sappiamo lo sappiamo dagli avvocati che hanno detto che sì, è vero, si è parlato anche di quel tema centrale, quello del DNA, e Bossetti ha tentato di fornire delle ipotesi alternative. Indiscrezioni su quelle che potrebbero essere queste ipotesi stanno circolando e sono quelle che riprendono alcuni argomenti che erano già usciti, ovvero che ci potrebbe essere stato un furto di attrezzi nel cantiere di Palazzago dove all'epoca stava lavorando Massimo Giuseppe Bossetti, e a questo si lega anche la questione dei nomi. Alcuni nomi sono stati fatti, ma non per indicare un complice o delle persone che in qualche modo possano essere a conoscenza dei fatti, ma per dire chiedete anche ai miei colleghi di lavoro perché... Buongiorno, buongiorno a Paolo Berizzi, firma inchiestistica di Repubblica, grande, come dire, tartufo, cane da tartufo su questo giallo, su questo mistero, che ci racconta oggi se l'ultima verità di Massimo Bossetti è un colpo di scena oppure no. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno Luca, ma non lo so, le aspettative erano alte. Mi sembra che alte più o altre? Entrambe delle cose, direi, alte e altre. Mi sembra che più che un colpo di scena sia un petardo bagnato, nel senso che lo dico con avvalendomi del dovuto beneficio del dubbio e di tutte le cautele e le precauzioni possibili, fino a che almeno non sarà depositato l'intero quadro delle accuse contro Bossetti. Ma come sentivo dal vostro servizio, credo che se le indiscrezioni fondate ci dicono la verità, cioè che si è tornati a battere su quello che noi scrivemmo i primissimi giorni, cioè che la carta in mano a Bossetti e ai suoi avvocati è quella degli attrezzi, cioè del sangue che cade sugli attrezzi, sangue che esce, che Bossetti perde o per una ferita sul lavoro o più probabilmente per l'epistassi di cui soffre. Dicevo, se la pista è questa, mi sembra che sia una spiegazione abbastanza debole, abbastanza fragile, se vuoi anche un po' acrobatica, nel senso che è difficile dimostrare che qualcuno ha trasportato il tuo DNA sul cadavere di una ragazzina di 13 anni e che quel DNA sia finito proprio in un punto, diciamo, così intimo. Sì. Insomma, sui risvolti, sulle pieghe dello slip che qualcuno, non tu, ma chissà chi, un trasportatore di DNA ha tagliato con una forbice, con un taglierino. Insomma, è una spiegazione sicuramente suggestiva per gli amanti dei gialli, dei libri gialli, ma un po' acrobatica se stiamo a quelle che dovrebbero essere le logiche di una ricostruzione investigativa. Beh, assolutamente. Ma quanto spazio rimane, secondo te, per l'ipotesi di altri scenari? Cioè, magari che Bossetti sia implicato, ma non dica tutto, non dica qualcosa. E poi che cos'era quell'appello in cella, devo fare un altro nome, di cui si era favoleggiato? Non era vero niente? Ma guarda, l'appello in cella è stato smentito con forza e dagli avvocati e anche se non formalmente da fonti carcerarie. Bossetti, al contrario, si è finora distinto in carcere per il suo comportamento quasi esemplare, non ha mai dato di matto, non ha dato segni di nervosismo e quindi non vi sarebbe stato nessuna imprecazione, nessuna grido per la serie che mi chiamare il PM, ho bisogno di dire una cosa, che poi peraltro alla fine non ha detto, cioè quello che ci si aspettava era che Bossetti fornisse, oltre a questa spiegazione che in qualche modo era tra le ipotesi in campo, anche dei nomi. Premesso che il verbale è stato secretato e quindi stiamo parlando più o meno al buio, comunque, insomma, non in chiaro, però pare che Bossetti i nomi non li abbia fatti. Bossetti ha detto: lavoravo in quel cantiere a Palazzago, ovviamente non lavoravo da solo, quindi c'erano altre persone, il mio sangue potrebbe essere finito su attrezzi che poi qualcuno mi ha sottratto, e quindi no, rispetto alla tua domanda, quanto spazio rimane? Io credo molto poco. Se Bossetti ha avuto dei complici, a mio avviso sarebbe in qualche modo
non dico già emerso, ma lui avrebbe dato degli elementi forti, sì forti, per arrivare a capire chi e come lo ha aiutato. Se Bossetti mente, quindi non c'è nessun altro implicato in questa vicenda che riguarda solo ed esclusivamente lui, e credo che sia un po' questo ormai il quadro che si sta depositando, siamo di fronte, diciamo, ad una difesa dovuta da parte dell'indagato. Ognuno si difende come può e come riesce, ma una difesa che, a mio avviso, di qui a poco andrà ad infrangersi contro lo scoglio delle accuse che contro Bossetti gravano. Tu pensi che Iara conoscesse Bossetti? Io penso di sì, penso che, come abbiamo scritto, fosse una conoscenza superficiale, una conoscenza tra due persone che in qualche modo si incrociavano davanti al centro sportivo dove Iara due volte alla settimana si allenava. Era una conoscenza dettata così, una conoscenza tra una ragazza di 13 anni e un carpentiere di 43 anni. Era una conoscenza tra due persone che in qualche modo provo a mettermi nella testa della povera Iara. Iara in qualche modo sapeva che questa persona non costituiva per lei un pericolo, ed è il motivo per cui, ritengono gli investigatori, Iara non c'è stato particolare fatica, non ci sarebbe stata fatica da parte di Bossetti a convincere la ginnasta tredicenne a salire. Ma sulla perché? Sua... Questo è curioso, come era nata? Come era nata, ritengono gli investigatori, anche sulla base delle evidenze che le telefoniche di Brembate hanno mostrato, era nata da un interesse che Bossetti evidentemente aveva sviluppato rispetto a questa ragazzina. Se si fossero conosciuti anche in un modo superficiale, che ne so, con un pretesto, presentandosi come genitore di un coetaneo, non pensi ci sarebbe stato un messaggio, una telefonata, qualche contatto fra Bossetti e Iara che ora sarebbe saltato sicuramente fuori? Cioè, è curioso, se c'è una conoscenza, è una conoscenza che non lascia nessuna traccia. Ma sai, i messaggi o le telefonate tra una ragazzina di 13 anni e un signore, un adulto di 43 anni, diciamo, non dico che siano infrequenti, diciamo, in modo generale, nel senso che le cronache sono piene di casi di adescatori o presunti tali che in qualche modo agganciano le ragazzine o sul web o davanti alle scuole e poi in qualche modo instaurano con loro dei rapporti. Io qui non vedo diciamo una conoscenza tale per cui tra i due vi potessero essere messaggini o telefonate. Vedo semplicemente, e lo dico anche da padre, cioè quando vado a prendere mia figlia a scuola mi capita di fermarmi aspettando lei o mentre accompagno lei a far due chiacchiere con qualche coetaneo, con qualche compagno. Si instaura un rapporto che definire di fiducia è esagerato, ma un rapporto in qualche modo di consuetudine quotidiana, per cui la ragazzina, a mio avviso, credeva che Bossetti non fosse il mostro. E quando Bossetti quella sera si offre per un passaggio, se così è stato, e le invita a salire o sul furgone o sulla sua auto, questo non è stato ancora accertato, Iara si fida e dice va bene, salgo. A quel punto succede quel che succede. I criminologi, cioè gli uomini della scientifica, hanno trovato spesso tracce anche su furgoni e mezzi a cui era stata cambiata la tappezzeria. Possibile che non abbiamo trovato nulla, neanche un frammento di DNA di questo passaggio? Ad oggi non ne abbiamo notizia. Sono analisi che non sono ancora terminate, sono analisi che sono ancora in corso. Pare che Bossetti non avesse mai cambiato la pelle dei suoi sedili, cioè non avesse mai fatto modifiche da questo punto di vista. Parlo del furgone, ovviamente, dell'Iveco Daily. Le verifiche e le analisi del RIS ci diranno se qualcosa è rimasto. Dopo 4 anni è molto difficile, ma non è escluso, nel senso che al netto di 100.000 lavaggi che Bossetti può aver fatto sul furgone, sull'auto, qualcosa potrebbe essere rimasto. Su questo punto devo dire gli investigatori non hanno
non ripongono grandi aspettative, no? Sull'idea di poter ritrovare del materiale interessante sulle auto. Però devo dire la pistola fumante del DNA unita a tutti gli altri piccoli, medi, grandi indizi che Bossetti, ecco, ricordiamolo, ieri, come dicono i suoi avvocati, ha cercato di smontare, no? Cioè lui dice: non ho una doppia vita. Credi. Ma tu credi veramente che ci sia una doppia vita? Sarebbero usciti fuori i testimoni? A me sembra la doppia vita per ora siano chiacchiere, no? Io sono d'accordo con te, peraltro credo che farsi le lampade non costituisca reato, mentire sulla quantità di lampade che ti fai non rappresenta un indizio. Il nostro Presidente del Consiglio a questo punto potrebbe essere indiziato di essere un uomo che si interessa alle ragazzine, no? Cioè chi si fa le lampade se ne fa quante cavolo vuole. Non sono emerse effettivamente testimonianze che dicono, che descrivono Bossetti come un uomo dalla doppia o dalla tripla vita, e ad ogni modo se lui va a ballare sono cavoli suoi, se si fa le lampade sono cavoli suoi. Ma potrebbe anche essere che avesse un'altra amante, cosa che ora non potrebbe dire, che io se fossi lui terrebbe nascosto. Ma sai, tutto è possibile, ma credo che anche questo non sposterebbe molto, nel senso che quello che Bossetti dovrebbe dire, ma mi pare non sia in condizioni di farlo, è spiegare perché il suo DNA è finito sulle mutande di Yara. Questo a prescindere da amanti, massaggiatrici, centri d'abbronzatura, locali latinoamericani o scandinavi. Lui su un punto effettivamente non mente, cioè sto a quello che riferiscono gli avvocati. Cioè lui dice: rispetto a questa mia doppia vita o tutti quegli indizi che in questi giorni ho letto, sentito, ascoltato sui giornali e alla TV, dove sono i testimoni? Cioè chiede dove sono le prove? Chi afferma con certezza, lo mette a verbale, che io ero un bugiardo patentato? Chi afferma che io mi assentavo sempre dal lavoro? Era in quel locale. Su questo Bossetti effettivamente tutti i torti non li ha, però ripeto, si trova in una posizione molto scomoda perché quello che avrebbe dovuto spiegare fino ad oggi non è riuscito a spiegarlo. Bene, grazie a Paolo Berizzi, continua il giallo e lo racconteremo sempre di più, purtroppo, perché dentro c'è molto altro, c'è l'idea di uno Stato di diritto, ci sono dei precedenti che cambieranno le nostre vite e quella di tutti, magari, i futuri indagati. Allora ci fermiamo per la pubblicità e torniamo per i saluti. Teleselezione Radio Yes, la radio della città di Roma.